Festa grande dunque per l'avvocato Cesare De Leo, che dopo 24 anni ritorna alla guida del comune. Allora avvocato, una bella soddisfazione ritornare a guidare la città di Monasterace. L'abbiamo vista anche qualche minuto fa piangere di gioia, una gioia immensa, perché la sua affermazione pubblicitaria. Sì, è un grandissimo risultato che noi non prevedevamo, anche se avevamo capito che la popolazione ci seguiva, aveva manifestato durante la campagna elettorale tanta vicinanza, tanto affetto. Il risultato era scontato, ma le dimensioni di questa vittoria sono eccezionali, superiori alle più ottimistiche previsioni. Ancora applausi per l'avvocato De Leo, il primo impegno da sindaco. C'è tanto da lavorare qui a Monasterace, cittadina che arriva da un commissariamento. Sicuramente l'avvocato De Leo da dove inizierà? Bisogna iniziare dal decoro del paese. Il paese ha bisogno di mutare, di cambiare aspetto. Non pensiamo a grandi cose perché non sono possibili dal momento che le disponibilità finanziarie sono pari a zero. Però riuscire a ripulirlo, a migliorare la qualità della vita, curare il verde, a migliorare le condizioni delle strade, del lungomare, questo è un impegno prioritario che io credo porteremo a termine con la collaborazione di tutti i miei validissimi consiglieri e anche degli altri candidati che non vengono eletti, perché abbiamo costituito una squadra di altissimo profilo che sicuramente mi darà una grandissima mano di aiuto. Io mi sentirei impari rispetto al compito che mi attende se non avessi la collaborazione di giovani validissimi e di meno giovani che hanno esperienza, che hanno capacità di governo e che saranno accanto a me in questo percorso che si profila e che si presenta irto di ostacoli. Al suo avversario, a Teodoro Bucchino, che tipo di messaggio vuole lanciare? Io considero l'esperienza che lui ha fatto un'esperienza positiva, è giovane e ritengo che farà bene, svolgerà con serietà il ruolo che il risultato elettorale gli assegna, e sono convintissimo che si stabilirà un rapporto di leale e di costruttiva collaborazione. Col ministro Lanzetta, il primo impegno che assumerà per la sua città? Io posso parlare dell'impegno che mi riguarda, del ministro Lanzetta, se come ritengo vorrà collaborare perché Monasterace possa superare questa fase, questo periodo di grave crisi, non possiamo che essere assolutamente riconoscenti e d'accordo, e quindi credo che si stabilirà senz'altro un clima di fattiva collaborazione, non ho dubbi su questo. Si attendeva un risultato del genere, perché si parla di oltre 600 voti di differenza? Mi dicono 800, ormai ufficiale. Di queste dimensioni io non mi aspettavo che ci fosse un successo, che il divario sarebbe stato notevole, questo sì, ma in questa misura onestamente devo dire non me lo aspettavo. È veramente un grandissimo risultato ed è un attestato di stima nei confronti non solo miei, ma della straordinaria lista che siamo riusciti a comporre, che è una lista, come ho già detto, di alto profilo.